Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, come state? Spero tutto bene. E come al solito inizio questo video ringraziandovi per i commenti che avete lasciato sotto il video precedente. Mi hanno fatto moltissimo piacere e come al solito sono contento che ci siamo potuti confrontare su vari argomenti. È stata veramente una di quelle storie che mi ha lasciato letteralmente senza parole, cioè uno dei killer più famosi di tutta la storia, comunque della cronaca nera in Giappone, e se non vi siete visti quei video vi consiglio di andarlo a vedere, ve lo lascio nelle schede. Il video di cui parleremo oggi, parleremo di un altro caso veramente eclatante che è avvenuto in Giappone nel 2008. Io questo massacro me lo ricordo molto bene perché nel 2008 io già ero in Giappone, stavo già lavorando comunque nel campo della moda e mi ricordo che se n'era parlato moltissimo di questo caso perché aveva lasciato tutti senza parole. Allora, io devo dire che questo caso avevo sentito molto parlare quando è accaduto e ancora una volta ci troviamo di fronte a uno di quegli assassini che agisce proprio perché si sentiva incompreso dalla società e non accettato, non all'altezza. Gli sembrava che tutte le persone attorno a lui avessero una vita migliore della sua, che avessero più possibilità, che per lui non c'era niente da fare, che non avrebbe mai avuto successo in una società come quella nipponica, che come sappiamo bene la pressione può essere molto alta e inizia già veramente dai primi anni, forse delle elementari, perché tutto quello che sono le elementari e che sono 6 anni, 3 anni di medie e 3 anni di superiori, sono tutto un percorso che poi ti portano a fare un esame che assolutamente deciderà del vostro futuro e deciderà se farete parte della categoria dei perdenti o dei vincenti. Devo dire che negli ultimi anni la società giapponese si è molto evoluta, è molto cambiata. Ci sono molti lavori adesso che possono essere svolti che non sono determinati dalla vostra prestazione scolastica. Certo, c'è però da dire che se voi avete svolto una brillante carriera scolastica, molto probabilmente avrete più opportunità di carriera. Però ci sono molti lavori, come quello dello youtuber, i compositori, cose comunque da freelance o business che la gente si può creare da solo, che comunque ti possono dare delle possibilità. Quindi a me fa arrabbiare un po' pensare che queste persone si sentano così impotenti di fronte al poter cambiare le cose, perché io posso capire in un paese del terzo mondo, in un paese dove veramente non ci sono possibilità economiche, ma un paese come il Giappone ti offre veramente tantissime opportunità per poter trovare un lavoro, per poterti mettere in piedi. Cioè, dico anche una stupidaggine, però anche solamente lavorare in un fast food in Giappone, c'è la possibilità di trovare un impiego così, che magari non sarà il lavoro di un executive o di un impiegato chissà quanto retribuito, ma è comunque un lavoro più che dignitoso che in Giappone ti permette di fare una vita più che dignitosa, perché dovete sapere che comunque in Giappone la vita è sì cara, ma si può anche vivere risparmiando senza aver bisogno di chissà quanti soldi. Però questo per molti giapponesi sembra non sia abbastanza, perché appunto questo caso di questo uomo di Akihabara, questa persona che non riusciva a vivere in questa società, è stato proprio forse il movente che lo porterà a macchiarsi di uno dei delitti peggiori della storia del Giappone, che lo possiamo solamente collegare appunto al massacro di Osaka, quello avvenuto a Tsuyama, quello della Kyoto Animation e magari altri due che sono avvenuti quest'anno, anche se nessuna persona ci ha perso la vita, però i motivi che hanno spinto queste persone a muoversi in quel modo sono molto simili. Mi riferisco al caso di quell'uomo sui treni durante le Olimpiadi e quello invece avvenuto più di recente proprio la notte di Halloween. Questa, ragazzi, so che era una premessa un po' lunga, però era una premessa che veramente mi sentivo di fare perché volevo darvi veramente un contesto storico e farvi capire più o meno anche la difficoltà che magari degli individui in Giappone possono provare. Magari queste pressioni sociali in Italia non sono così presenti, ma in Giappone lo sono, e proprio per questo ci troviamo a parlare di questi tristissimi casi.
Allora, per questo video mi sono ispirato anche a un video che ha realizzato molto molto bene anche Rome to Tokyo One Way, che è un canale che seguo ogni tanto, anche se non pubblica adesso così di recente, e ha trattato proprio di questo caso. E quindi mi piaceva proprio l'idea di rivedere il suo video, riportare anche un po' i suoi contenuti, perché secondo me è una prospettiva diversa, perché ha proprio dato la prospettiva di un'italiana che era in Giappone e quello che ha provato. Quindi ho voluto raccontarvi la storia proprio prendendo in considerazione anche il suo punto di vista. Vi lascio in ogni caso nelle schede anche il suo video, chi volesse andarselo a vedere vi invito a farlo, perché no. Sapete, c'è una grande differenza tra come l'ho vissuto io questo massacro di Akihabara e probabilmente come l'ha vissuto una persona già adulta. Io devo dire che quando mi trovavo in Giappone, benché ne sentivo parlare, non dico che quasi lo prendessi alla leggera, perché comunque è una storia estremamente triste, però non l'ho sentito così vicino. Era una situazione estremamente grave che per qualche motivo non l'ho percepita magari con la gravità con cui la percepirei oggi. Però devo dire che non dico che la mia sensibilità sia cambiata, ma indubbiamente crescendo si inizia a capire quanto sia prezioso questo dono che è la vita. Quindi magari è per questo motivo che ho proprio scelto di rivedere questo video attraverso gli occhi di questa donna. In ogni caso vi ricordo anche che tutte le fonti che ha usato lei per raccontare il suo video le inserirò a mia volta nella description box, quindi chi volesse andarsela a vedere può farlo lì. Inoltre, come ha consigliato lei, vi consiglio, se parlate giapponese, anche di andarvi a vedere lo speciale dell'NHK. L'8 giugno del 2008 era una domenica. In un quartiere popolato come quello di Akihabara, immaginatevi quante persone potevano esserci. Kato Tomohiro, 25enne, è arrivato a Akihabara guidando un camion di, pensate, ben 2 tonnellate. E non rispettando il semaforo rosso, arriva persino a investire ben 5 persone, strappando la vita a 3 persone e ferendone lievemente 2. Dopodiché questo camion si ferma perché va a sbattere contro un taxi che era appunto subito dopo l'incrocio nella corsia opposta. E pensate che questo uomo è sceso da questo camion e con un coltello ha iniziato a colpire veramente a random tutti i passanti che riusciva a colpire, arrivando persino a ferirne 12, di cui 4 purtroppo di loro hanno perso la vita. Subito dopo questo fatto ha tentato di scappare, ma fortunatamente è stato poi nel giro di lì a poco fermato opportunamente dalla polizia. La polizia ritroverà il coltello appunto che ha lasciato cadere mentre lui scappava e tra l'altro dovete pensare che indosso ne aveva ben altri 5. In totale, comunque, il bilancio delle persone che sono state coinvolte in questo caso sono state 10 che sono rimaste ferite e 7 che purtroppo hanno perso la vita. 3 hanno perso la vita sul colpo quando sono state investite dal camion e altre 4 sono state pugnalate. Queste 3 persone che sono state investite, 2 avevano 19 anni e tra loro erano 2 amici e un altro era una persona più anziana di 74 anni. Mentre le persone che sono state attaccate con il coltello ci sono state un uomo di 31 anni, un uomo di 33, un uomo di 46 e anche una donna, che era l'unica donna che ha perso la vita quel giorno, di soli 21 anni. Tomohiro verrà condannato alla pena di morte nel 2011 dalla corte distrettuale. Farà appello all'alta corte che tuttavia confermerà la sentenza. Questo perché si ritiene, come dice appunto Rome to Tokyo One Way anche attraverso queste fonti, è che c'è stata una veramente preparazione meticolosa per quanto riguarda questo massacro. Quindi il fatto che fosse stato premeditato fa sì che non ci sia modo di potersi appellare. Questo uomo ha attaccato, ha scelto di compiere queste azioni premeditandole e quindi non c'è scusa che tenga. Non c'è stato un rush così improvviso che l'ha portato a compiere queste azioni, ma c'è stato un risoluto intento a voler uccidere e quindi ha delle responsabilità criminali veramente estremamente gravi. La difesa, ancora una volta, sapete io che amore che ho per questi avvocati che difendono queste persone che secondo me sono alquanto ingiustificabili, ha comunque cercato di portare il processo
portando avanti una narrativa di instabilità mentale. Ma tuttavia questa storia non stava in piedi e non è stata accolta questa ipotesi appunto di instabilità mentale, anche perché dovete sapere che questo uomo è tornato appunto su quella strada prima di commettere quell'atto, ben 3 volte è passato su quella strada, quindi sembrava come se nella sua mente avesse una facoltà mentale da potersi rendere conto che quello che andava a fare non era qualcosa di giusto, diciamo, o più che altro qualcosa di legale. E appunto questo è stato visto come se esitasse, appunto perché si rendeva infatti conto della gravità delle azioni che poi si è andato a macchiare. Senza considerare che anche la corte ha sottolineato anche la forte ripercussione che questo caso ha avuto anche sulla società giapponese e il desiderio delle famiglie delle vittime di avere giustizia. Senza contare che tra l'altro, oltre a tutto ciò, c'era anche il fatto che questo Kato avesse in più occasioni scritto su un forum quello che lui stava facendo durante quella giornata. Vi leggo alcuni passaggi di quello che lui ha scritto: sono andato ad Akihabara per uccidere, odio la società, e inoltre questa frase che mi ha fatto veramente rabbrividire il sangue, che è stato daredemo yokatta, che quindi tradotto significa chiunque mi sarebbe andato bene. Quindi capite perché questo caso ho deciso di trattarlo anche con quella premessa, mettendolo anche a paragone con tutti questi altri criminali giapponesi. A me quando parlo di questi casi si accende proprio una lampadina dentro di me e mi viene così voglia di fare tutti questi collegamenti e cercare di trovare le ragioni, i moventi che portano certe persone a macchiarsi di questi crimini assolutamente ingiustificabili, a parere mio. Adesso però andiamo nel clou di questa faccenda e andiamo a capire chi fosse questo Tomohiro Kato. Kato nasce nella prefettura di Aomori e sembra che sia stato cresciuto da una madre, che è quel tipo di madre che in Giappone, ma in realtà in Asia in generale, vengono definite Tiger Mama. Quindi sono veramente dedite, proprio tartassano i loro figli nella speranza che questi abbiano successo a scuola e poi in seguito nella loro carriera anche lavorativa. E tra l'altro dovete sapere che a questo giovane Kato era stato imposto anche di frequentare Juko, che praticamente è il dopo scuola. Però dovete sapere che questo dopo scuola è veramente uno studio intensivo che costringe anche molti studenti scolari a rimanere molte ore dopo l'orario scolastico, che già è molto più prolungato rispetto a quello che magari abbiamo noi in Italia. E quindi questi ragazzi che frequentano il Juko spesso finiscono la scuola anche alle 6 o alle 7 di sera. E sembra che proprio la madre di questo Kato volesse che il figlio andasse a tutti questi dopo scuola. Appunto gli aveva imposto questa educazione estremamente, estremamente rigida. E tra l'altro ci sono anche diversi vicini che hanno testimoniato il fatto che al ragazzo a volte era stato imposto, probabilmente come punizione, di rimanere fuori casa anche in inverni piuttosto rigidi. Ricordiamo che siamo a Aomori, che è tutto a nord del Giappone, quindi le temperature sono estremamente basse, anche nella neve senza le scarpe. Questo magari perché non si era impegnato abbastanza a scuola o magari perché non aveva dato i risultati che questa sua Tiger Mom gli aveva imposto. E questa mamma gli imponeva sempre di eccellere, doveva sempre dare il meglio, non solo per quanto riguardava i risultati scolastici, ma anche per esempio il nuoto. Lui frequentava anche un club di nuoto e anche lì doveva eccellere. Se per esempio realizzava dei compiti o anche dei semplici disegni già dalle elementari che non erano all'altezza magari delle aspettative della madre, glielo faceva riniziare da capo, anche a costo di tenerlo sveglio tutta la notte. E anche per esempio i temi o i compiti che doveva svolgere venivano sempre rigorosamente controllati dalla sua madre. E se per esempio questo ragazzo, che ne so, utilizzava un carattere, un kanji magari non perfetto, magari non consono al contesto di quel suo sakubun, quindi della sua composizione, la madre subito gli chiedeva la motivazione del perché Kato avesse scelto di utilizzare quel carattere invece di un altro. E immaginatevi che se il ragazzo non dava una spiegazione del perché avesse scelto di utilizzare quel kanji entro i 10 secondi, arrivava subito una sberla. Oltre a ciò non poteva andare a visitare i suoi amici, né tantomeno i suoi amici potevano venire a giocare a casa sua, perché la madre lo riteneva una perdita di tempo. Non aveva una ragazza, cioè non c'era assolutamente un
qualsiasi voglia rapporto con l'altro sesso, ancora una volta per le imposizioni della madre, e voi immaginatevi crescere in questo contesto. E già tra l'altro dalle elementari pensate che la mamma gli aveva già imposto un traguardo che avrebbe dovuto raggiungere, quello di studiare ingegneria a Sapporo. Io veramente detesto questa tipologia di madri perché. Se è vero che, ok, è bello che una madre vuole che il proprio figlio abbia successo, però bisogna capire che non siamo tutti uguali, ognuno ha il proprio percorso da dover seguire, ognuno ha la propria vita da dover vivere e sinceramente per quanto si possa indirizzare il proprio figlio in una direzione che magari un genitore ritiene sia quella più consona magari per il proprio figlio, magari non è quello che la sua indole lo porterà a fare. Quindi secondo me è veramente giusto cercare di capire che cosa vogliono i propri figli e cercare di aiutarli nel loro percorso. In ogni caso, finito il suo percorso di elementari, ha iniziato a studiare le medie. Durante gli anni delle medie sono stati particolarmente duri per lui e la madre lo puniva anche in questo modo, praticamente se per caso il suo figlio non avesse portato i risultati che lei si aspettava, prendeva un giornale, lo metteva nel mezzo del corridoio della loro casa, buttava su quel giornale tutti i rimasugli, gli avanzi del cibo della giornata e lo costringeva a mangiare lì. E voi immaginatevi questo bambino, perché comunque alle medie si è ancora dei bambini, che era lì magari che piangeva e vedeva dall'altra parte un padre che praticamente non apriva bocca e infatti anche secondo me questa del padre andrebbe punita e dall'altra il fratello che magari invece poteva mangiare comodamente seduto tutte le cose più buone. Immaginatevi che situazione, perché dovete sapere che questo Cato era anche il primo figlio e come primo figlio ci si aspetta qualcosa di più in alcune famiglie come questa, purtroppo. In ogni caso, per quanto appunto sia stato difficile questo suo percorso delle elementari e delle medie, il ragazzo è comunque riuscito ad ottenere degli ottimi voti scolastici e inoltre eccelleva anche nello sport. Tutto questo gli ha permesso di entrare nella scuola più prestigiosa dell'intera prefettura di Aomori, rendendo orgogliosa la propria madre. Tuttavia, che cosa è successo? Che quando è entrato in questa scuola superiore, qualcosa si è spezzato, qualcosa è cambiato. Quel ragazzo che tanto eccelleva negli studi appunto scolastici fino a quel momento, ora alle superiori era uno tra i tanti, anzi, più che uno tra i tanti, era forse uno dei, non magari uno dei peggiori, però diciamo che assolutamente non eccelleva in alcun modo, perché voi immaginatevi che vi ritrovate in una scuola che racchiude i migliori studenti dell'intera prefettura. E sapete, io adesso non so esattamente le circostanze del caso, però ci sono degli studenti che sono veramente bravi a scuola, anche studiando relativamente poco, e ci sono invece degli studenti che sono costretti dai genitori a studiare tantissimo per arrivare agli stessi risultati. E quindi magari finché tanto siete alle elementari e alle medie, magari ubbidite alla madre, abbassate la testa e vi impegnate al massimo, studiando anche 10 volte di più, magari quelle che hanno studiato gli altri studenti, e poi vi ritrovate adesso in una scuola in cui non siete più quello speciale, siete uno dei tanti. E penso che questo sia stato solo l'inizio di questa situazione che poi si andrà a creare, che poi lo porterà fino a scegliere di compiere quell'atto terribile ad Akihabara. Tuttavia, benché appunto questo Tomohiro avesse tutta questa strada aperta appunto per i risultati ottenuti fino a quel momento, quando si è arrivati all'ultimo anno, che era l'anno di superiore, il terzo anno di superiore, ricordiamo nelle superiori in Giappone ce ne sono solo tre, in cui comunque tutti si impegnavano e si davano da fare per entrare nella migliore università, quella che ti poteva garantire il miglior futuro, Tomohiro non sceglie magari di studiare ingegneria con un'università lunga che dura 4 anni a Sapporo, ma invece ha scelto di frequentarne una breve a Gifu, che è una scelta piuttosto insolita perché comunque se voi siete nell'elite degli studenti è strano che la scelta sia ricaduta su un'università comunque di seconda categoria, diciamo. Come potrete immaginare, c'è stata l'ira della madre che non sopportava che il proprio figlio buttasse all'aria tutti i sacrifici che aveva compiuto fino a quel momento. E questo è assolutamente un chiaro tentativo di Tomohiro di ribellarsi ai suoi genitori. Tra l'altro, questo lo racconta anche piangendo a un suo compagno di scuola e appunto delle superiori e gli dice che praticamente i suoi genitori gli hanno scelto tutto un percorso che lui avrebbe dovuto affrontare, che però non lo sentiva suo, che non era quello che lui voleva compiere. Lui ha proprio detto al suo compagno che non voleva seguire questo percorso che è stato prestabilito dalla sua madre.
Tra l'altro, una testimonianza di ciò lo possiamo vedere anche nella frase che lui ha scritto sul giornale studentesco quando si è diplomato. La frase che lui ha scelto di scrivere è una frase di Ayami Rei, che magari molti di voi conosceranno, è proprio di Neo Genesis Evangelion. Questa dice al comandante: "Non sono la tua bambola, la ragazza dagli occhi rossi." E voi potete capire come la figura del comandante nella sua testa era come quella di sua madre, appunto, una madre che aveva già scelto il percorso che lui doveva seguire. Kato si diploma e va a studiare nell'università breve di Gifu per studiare manutenzione delle automobili. Si laureerà in questa università, tuttavia non riuscirà a trovare subito un impiego, anzi farà molta fatica a trovare un lavoro. Continuerà a fare dei lavori part-time, dei cosiddetti arbaito, che però saranno solamente degli incarichi piuttosto precari. Prima inizierà a lavorare nella prefettura di Miyagi in una compagnia di, diciamo, sorveglianza. Successivamente si trasferirà a Saitama, dove lavorerà in una ditta di automobili. Poi si sposterà nuovamente a Ibaraki, dove lavorerà in un'azienda costruttrice di materiale edile. Si ritrovava a continuare ad andare di prefettura in prefettura senza avere un contratto fisso, che comunque voi considerate che se voi siete dei Seishain, molto probabilmente avrete diritto ai bonus, avrete diritto a più vacanze, sarete coperti meglio a livello di assicurazione sanitaria, eccetera, eccetera. Mentre se voi fate un lavoro part-time, ma anche se siete lavoratore a contratto, ovvero Keiaku Shain, comunque avrete molti meno benefici e è molto più facile, insomma, ritrovarvi in situazioni scomode. Tomohiro, tra l'altro, in tutto questo periodo continuerà a scrivere su vari forum, come ad esempio lui scrive che sono 8 anni che si è diplomato nella scuola superiore e la sua vita è ogni giorno una sconfitta. E voi considerate perché comunque per lui anche magari l'essere andato a fare questa università di seconda categoria a Gifu non è una sconfitta, però a livello di quello che lui sarebbe potuto andare a fare, che è il desiderio di molti giapponesi, quelli di entrare in un'università prestigiosa, e lui aveva tutte le carte in regola per poterlo fare fino alle superiori. Poi ha fatto questa scelta che lo ha portato a fare questa fine. Nel 2006 decide di ritornare a Aomori e tra l'altro tornerà a vivere con i genitori. Tuttavia, come potete immaginare, non ci andava d'accordo. Presumo che la madre non faceva altro che ripetergli come questo ragazzo avesse buttato via tutti gli sforzi, gli vani, tutti gli sforzi che sua madre, perché in realtà anche è stata la stessa madre, ha fatto per far sì che lui avesse successo, che lui diventasse parte del Kachigumi, del gruppo dei vincenti in Giappone. In ogni caso, riuscirà a trovare impiego presso una ditta di trasporti, dove farà l'autista. Aveva infatti anche preso la patente, quella per i camion grandi. E voi immaginatevi comunque quanto deve essere stata pesante e forse anche insostenibile questa situazione. E tra l'altro finiva anche molto spesso per rimanere al lavoro anche quando lui non doveva lavorare, anche se magari in quelle ore non veniva retribuito, solamente perché non voleva ritornare a casa. Tra l'altro, lui ha confessato tutte queste frustrazioni anche a un suo collega di lavoro e ha anche detto quanto lui viva in ansia per il futuro. Un'ansia continua dovuta a questa sua posizione così precaria, perché voi immaginatevi, lui si ritrovava ancora una volta ad avere un contratto da Keiaku Shain, quindi era un contratto a tempo determinato, terminato il quale lui non poteva sapere se lo avrebbero rinnovato questo contratto o se si sarebbe dovuto nuovamente trasferire in un'altra prefettura, come già ha fatto più volte in passato. Tomohiro scriverà anche al riguardo di questo lavoro, dicendo queste parole: "Il mio lavoro non è riconosciuto come tale. È un lavoro semplice che può essere fatto da chiunque." Passato un anno vissuto a Aomori, Tomohiro si renderà conto che non era più in grado di vivere in quella prefettura, in quella posizione così precaria, e quindi si trasferirà nuovamente a Shizuoka e troverà impiego, ancora una volta temporaneo, in una fabbrica di auto. Lui lavorerà a volte di giorno, a volte di notte, e il più delle volte lavorava o nella linea di assemblamento delle auto oppure sulla linea di controllo della verniciatura dei pezzi. Tomohiro confesserà ancora una volta come si sentiva un suo collega e la sua aspirazione nel passare da diciamo lavoratore con un contratto temporaneo a lavoratore con il contratto stagionale, per poi magari un giorno riuscire a diventare lavoratore a tempo indeterminato.
Voi immaginatevi, io ho visto anche appunto lo speciale che hanno fatto l'NHK in cui hanno intervistato altri suoi colleghi, ex colleghi, diciamo, lavoratori, che appunto dicevano di quanto fosse difficile vivere in questa situazione così precaria, perché magari molti di questi hanno anche ricevuto l'appartamento proprio dall'azienda in cui lavoravano, perché spesso le aziende, se tu vai a lavorare in questi posti, ti possono fornire magari un piccolo appartamentino in dotazione per i lavoratori. Tuttavia, questi contratti possono essere rescisi in qualsiasi momento, cioè in qualsiasi momento la ditta può inviarti e non abbiamo più bisogno di te, grazie, arrivederci. E tu magari hai solo un giorno per mettere insieme tutte le tue cose e poi andartene. Devo dire che negli ultimi anni le cose sono un po' migliorate, però ancora la strada da fare è lunga e quindi voi potete capire come si viva in ansia. Vorrei dire che comunque se vi assumono a tempo indeterminato in Giappone, quindi se riuscite a diventare Seishain, è veramente invece difficile essere licenziati. Quindi questo è anche uno dei motivi per cui se non siete indispensabili per un'azienda e offrite un lavoro che solo voi sapete fare, perché questo è proprio il selling point principale che voi dovete utilizzare per potervi fare assumere in un'azienda, sarà molto difficile sbarazzarvi di voi, comunque licenziarvi. E quindi magari questo è anche uno dei motivi, nel senso che ovviamente se siete lavoratori a tempo indeterminato siete assolutamente tutelati in Giappone. Se non lo siete, ovviamente a discrezione dell'azienda potete essere licenziati. Inoltre c'è anche un altro elemento da tenere in considerazione, il fatto che voi comunque dovendovi spostare di volta in volta in prefettura è anche molto difficile stringere dei legami, fare delle amicizie, quindi probabilmente anche questo Tomohiro, che una volta che si è trasferito da appunto Aomori a Shizuoka, ha anche tagliato completamente i legami con la famiglia, infatti non ha più avuto alcun tipo di contatto con loro, lo rende anche in una posizione, diciamo, di estrema solitudine, che questo ovviamente in una persona che già vive con questa angoscia e frustrazione sicuramente non ha aiutato. E questo suo stato d'animo lo possiamo rileggere e ritrovare anche in tutti i messaggi che lui scriveva nei vari forum su internet. Sono stati ritrovati anche dei messaggi in cui lui utilizzava lo pseudonimo di Kuroi no Ko, il ragazzo nero, o diciamo il ragazzo cupo. E lui comunque, utilizzando questo pseudonimo, parlava di macchine e aveva anche un certo seguito. Ma benché tutto ciò, più passava il tempo e più lui si chiudeva sempre di più in se stesso e sembrava sempre più pessimista, parlava sempre dei suoi difetti e scrive anche frasi come: alle volte mi fanno pensare che io non sia necessario. E subito dopo questo messaggio lui scrive: non alle volte, ma sempre. Vedete come ci siano sempre nei suoi messaggi questo sentimento di solitudine e anche soprattutto di pessimismo. Tra l'altro in questi suoi post lui parla anche del periodo delle elementari, di quanti episodi tristi e infelici ha dovuto subire, anche molto spesso per via della madre. Spostiamoci adesso al 5 giugno, soli 3 giorni prima di quella fatidica domenica. Lui si reca nella fabbrica dove lavorava e non trova la sua uniforme di lavoro. Inizia a urlare, a prendere i vestiti degli altri e scaraventarli per terra, dicendo che qualcuno gliel'aveva nascosti apposta, perché secondo lui, nella sua testa, magari questi suoi colleghi volevano che lui desse le dimissioni. Da lì la sua ansia esplode. Lui scriverà che basta qualsiasi cosa per farlo innervosire e che basta una goccia per far traboccare il vaso. Lui scriverà appunto, oltre a quel forum dove lui si chiamava Kuroi no Ko, appunto l'uomo nero, ne scriverà un altro, credo che sia uno diverso, non ne ho la certezza. In ogni caso inizierà a scrivere in quest'altro forum 3 settimane prima del massacro di cui abbiamo parlato all'inizio. Vi leggo alcune cose che lui è andato a scrivere. La solitudine è infelicità. Non capite la tristezza dell'altro. Morite tutti voi vincenti. E che questi sono ancora una volta i Kachigumi, che ne abbiamo parlato di continuo anche molto spesso in altri video, appunto la squadra dei vincenti, questo gruppo di cui lui avrebbe potuto far parte, che però purtroppo per le sue scelte non lo è mai diventato. In questo lasso di tempo, di soli 3 settimane, dovete pensare che lui è arrivato a scrivere oltre 3.000 messaggi. All'inizio erano riguardo la solitudine e l'infelicità. Il fatto appunto di non avere amici veri, di essere solo, di avere quest'ansia dovuta a questo suo lavoro temporaneo, a queste sue frustrazioni appunto di non trovare il suo ruolo nella società, eccetera, eccetera. Poi però, pian piano, qualcosa cambierà.
hanno iniziato infatti ad apparire dei messaggi sulla sua intenzione di voler uccidere gli altri. E quindi, proprio l'8 giugno, ci sarà quel fatidico messaggio in cui lui scriverà: "Oggi ucciderò delle persone ad Akihabara". Lui, in pratica, da Shizuoka ha guidato fino ad Akihabara, portando a termine il suo piano. Lui è come se aveva questo senso appunto di solitudine, questo rancore dentro di sé, questo odio nei confronti di una società che nella sua mente lo aveva rifiutato. E voi immaginatevi, anche alla base di tutti questi messaggi che lui ha lasciato nel corso di queste 3 settimane, quanto questo fatto, questo episodio abbia avuto una risonanza a livello proprio sociale nell'intera nazione, anzi anche al di fuori del Giappone. Anche perché voi immaginatevi in una situazione del genere, in un luogo come Akihabara, il fatto che a qualcuno potesse succedere appunto di camminare per le vie di quella città e che succedesse qualcosa di così terribile era assolutamente impensabile. Immaginatevi perdere la vita così. E dopo questo episodio è successa una cosa che non era mai successa prima in Giappone. Vi è stato un boom veramente su internet di siti, forum, eccetera, dove vari giovani scambiavano opinioni al riguardo di quello che era successo, al riguardo di questo fatto, al riguardo di questo Tomohiro Kato. Anche perché poi comunque questi vari giovani hanno potuto veramente analizzare e vedere proprio di prima mano tutto quello che questo Kato aveva scritto nelle 3 settimane precedenti a questo massacro. E benché assolutamente il crimine di cui questo Kato si era macchiato fosse assolutamente ingiustificabile, ciò comunque non toglieva il fatto che molti di questi giovani potessero provare una sorta di empatia o potessero perlomeno capire tutto quello che quest'uomo poteva passare, perché appunto le pressioni sociali che sono imposte a molti giovani in Giappone purtroppo esistono, e se voi non fate di tutto per diventare dei vincenti, può essere veramente difficile per molti. Io mi ricordo che un mio amico giapponese, che forse l'avrete visto in qualche video, si chiama Akaso, lui è venuto con me un anno in Italia a studiare italiano, voleva prendersi quest'anno prima appunto di iniziare a lavorare. E lui, appena è tornato in Giappone, ha veramente sentito questa pressione perché vedeva tutti i suoi amici che avevano iniziato a lavorare, perché molto spesso i giapponesi si trovano al lavoro già nel terzo anno di superiori. C'è proprio questo periodo in cui praticamente i giapponesi nell'ultimo anno di università fanno domanda magari per 100 o oltre compagnie per poter trovare un impiego. E quindi capite, voi siete sicuri che quando vi laureerete a marzo, perché le scuole iniziano ad aprile e finiscono a marzo in Giappone, poi per aprile e maggio siete già sicuri che avrete un posto fisso e potrete iniziare a lavorare. Però se non avete fatto questo percorso e siete fuori di un anno, sarà un po' più difficile inserirsi nel mondo del lavoro. Poi lui adesso fortunatamente ha trovato impiego in una grossa azienda di IT che tutti voi conoscerete, non posso dire il nome. In ogni caso, buon per lui. Però devo dire che io l'ho visto quando è tornato appunto dall'Italia, ci ha avuto questo periodo un po' di angoscia, che non sapeva che cosa sarebbe andato a fare. Quindi capite, è una cosa magari che sembra così distante da noi, o magari, vabbè, io che vivo in Giappone è un po' diverso, però anche da me, perché io comunque facendo un lavoro molto creativo e molto diverso magari da quello che fanno molti miei amici giapponesi, un po' però vedo quest'ansia, vedo che è un fatto concreto, vedo che queste pressioni sociali sono una cosa che esiste e è presente in Giappone. E quindi capite che benché appunto, come vi dicevo, questi atti siano assolutamente ingiustificabili, possono essere comunque in qualche modo compresi, secondo me, dalle persone che magari vivono inserite nella società nipponica. Addirittura dovete sapere che una settimana dopo che c'è stato questo massacro c'è stato addirittura un meeting di persone che lavorano con contratto temporaneo, che lavorano part-time, che discutevano riguardo appunto quanto Kato avesse scritto, e tutto questo lo potete vedere anche nello speciale dell'NHK. E quindi perché secondo voi c'è stata questa empatia? E ovviamente perché questi giapponesi anche loro si rivedevano in lui. Ovviamente magari loro non si sarebbero mai macchiati di un tale crimine, però molto probabilmente anche loro provavano quello che magari Kato provava quando ha scritto tutti questi post su internet. E questa, secondo me, è la cosa che più mi spaventa di tutto questo fatto e che più mi mette veramente tristezza, perché è vero, ci sono state molte vittime e quello che ha fatto è assolutamente assurdo, però mi chiedo se il colpevole non sia solo lui, ma anche un sistema sociale che purtroppo l'ha portato a compiere tutto ciò. Magari se questo ragazzo non fosse stato cresciuto da questa madre così rigida,
forse avrebbe scelto una via diversa, forse sarebbe stato soddisfatto del suo lavoro a Gifu, forse non si sarebbe preoccupato così tanto di non avere un lavoro a tempo indeterminato. Questo è quello che penso. Io, ragazzi, non sono nessuno, io esprimo solamente la mia opinione, ovviamente potrete differire dalla mia, però volevo esprimere quello che io penso. Questi appunto lavoratori che si sono ritrovati in questo meeting capivano il suo stato d'animo, capivano la sua solitudine, capivano il come ci si sente a sentirsi schiacciati da una società nella quale non trovi il tuo posto e sei completamente solo. Non hai nessun amico e non hai neanche nemmeno qualcuno che ti possa dare un supporto o un qualsiasi aiuto. Tantissimi di questi ragazzi che si sono ritrovati a questo meeting, molto spesso anche loro hanno chiuso i rapporti con la loro famiglia, proprio come aveva fatto questo Kato. Magari sono degli altri ragazzi che non hanno amici veri, che si sono dovuti trasferire e tutti questi ragazzi capivano quest'ansia e capivano proprio quello che questo Kato stesse provando. È proprio per questo che provavano empatia per Kato. L'NHK, dalle ricerche che ha svolto, ha scoperto che nel forum, comunque all'epoca più grande del Giappone, ci sono stati oltre 360.000 entrate in soli 5 giorni. E non ci sono assolutamente precedenti a questa cosa. Tra l'altro, l'NHK, appunto la TV giapponese nazionale, ha inviato anche dei questionari a queste persone che hanno lasciato questi messaggi per poter capire un po' meglio cosa pensassero queste persone che hanno lasciato questi messaggi. E da questi questionari è emerso che la maggior parte di loro hanno risposto in circa 300, avendo proprio capito il sentimento che questo assassino stesse provando in quella fatidica domenica. E la cosa che capiscono di più è il sentimento di sicurezza per il futuro. L'ansia proprio quella di avere un contratto cancellato e di non sapere che cosa possa accadere. E inoltre comprendono anche la sua solitudine e il desiderio di poter avere un vero amico. E di tutto questo, questi appunto persone che hanno risposto a questo questionario danno colpa di tutto ciò alla società. Ci tengo comunque a sottolineare che non solo le persone che avevano un lavoro precario hanno espresso questo sentimento di solitudine di non avere un vero amico, in realtà hanno espresso lo stesso sentimento anche persone che godevano di un lavoro a tempo indeterminato. Quindi capite, l'avere comunque una disponibilità economica, avere il vostro stipendio mensile assicurato, non è una garanzia di felicità, diciamo così, magari ti può dare delle sicurezze in più, però non ti garantisce una vita sociale o l'avere dei veri amici. E queste comunque voci che sono state raccolte, questi sentimenti di empatia sono stati espressi quasi al 100% per quanto riguarda le persone che hanno scritto su questi forum e che hanno deciso di rispondere a questo questionario e per lo più sono persone dai 20 ai 40 anni giapponesi. Comunque l'atto in sé non è mai stato giustificato da nessuno, tuttavia ci sono stati questi sentimenti di empatia che non ci sono mai stati per nessun altro assassino prima d'ora, almeno in Giappone. Il fatto appunto di dire: mi va bene qualsiasi, voglio sfogare questa mia frustrazione, questo mio disagio che ho nel vivere in questa società che così tanto si aspetta da me, che voglio sfogarmi uccidendo qualcun altro. Ricordiamo che in realtà Kato aveva anche delle tendenze suicida, come altri in realtà criminali, però proprio questo fatto del mi va bene qualsiasi persona è forse la cosa che più spaventa all'interno di questa circostanza. Il fatto che lui tra l'altro avesse anche dei sentimenti, diciamo, delle tendenze suicida, non l'ha voluta sfogare questa sua, diciamo, frustrazione, tristezza e solitudine su se stesso, ma su qualcun altro, proprio per voler dimostrare quanto ci sia di sbagliato in una società, magari come quella nipponica. Io non rivolgo praticamente il mio odio verso qualcosa di reale, no, lo riverso tutto sul Giappone, come dire io odio l'intero mondo e per questo l'intero mondo deve pagare. E ragazzi, ci sono stati tanti altri casi simili a questo, per esempio ai Baraki c'è stato un 24enne che ha iniziato a sguainare un pugnale e ha ferito 9, 7 persone e ne ha ucciso anche uno purtroppo. Anche a Shinagawa c'è stato un caso simile, proprio non distante da me, dove c'è stato un ragazzo, tra l'altro un 16enne, che con un coltello ha colpito una cosa come 5 persone. Così anche lì gli andava bene qualsiasi persona, voleva solamente sfogarsi. Inoltre, anche a Aokoyama c'è stato una persona che così in stazione, dal nulla, ha spinto una persona giù dal treno che purtroppo ha perso la vita. Una persona che non conosceva, una persona
su cui lui voleva sfogare proprio queste sue frustrazioni. E anche in quel caso, dopodiché, ha detto "daredevil yokatta", proprio come questo gatto. Ovvero poteva essere chiunque. A me veramente fa gelare il sangue come in Giappone ogni tanto si sentano di questi casi, appunto, in cui magari una persona comune, da un momento all'altro sbrocca e compie questi atti assolutamente terribili e terrificanti. In ogni caso, anche la famiglia di questo gatto ha avuto la sua bella fetta di tragedia dopo questo massacro. La madre si è subito accusata di aver rovinato il proprio figlio e di essere forse in qualche modo stata la causa di tutto quello che è successo, per via appunto della sua severità nel campo dell'educazione del proprio figlio. E tra l'altro, quando i giornalisti comunque sono andati dalla famiglia di questo gatto per intervistarli o chiedere che cosa era successo, del parere su questo caso, sapete molto spesso quando ci sono dei criminali, appunto i giornalisti vanno a intervistare i genitori e si vedono proprio i genitori che si stanno scusando e a un certo punto la madre si vede proprio come se va giù, come se fosse svenuta, quindi probabilmente è stata veramente male. E la madre ha avuto veramente una serie di crolli nervosi, tant'è che è stata portata in ospedale e è rimasta, non so se ancora oggi è ancora in clinica, perché ovviamente si è data la colpa di tutto quello che è successo ad Akihabara. Inoltre ha divorziato dal marito, i due si sono separati, anche il fratello, che era qualche anno più giovane, fratello di Kato, ha sofferto molto per questo episodio, tant'è che nel 2014, a solo 28 anni, ha scelto di togliersi la propria vita. Quindi potete vedere come questo episodio è stata un'intera tragedia che ha sconvolto la vita, ovviamente delle vittime, delle famiglie delle vittime, ma anche la famiglia stessa di questo gatto. E tra l'altro, comunque, questo caso, benché sia completamente ingiustificato, ha comunque aiutato, se vogliamo, a portare alla luce determinate questioni che, a parer mio, ma anche a parere di Claudia, non vanno nella società nipponica e che forse meriterebbero di essere riesaminate, rivalutate e in qualche modo migliorate per poter evitare che casi del genere si ripetano. Io ragazzi vi ringrazio tantissimo per aver scelto di vedere questo video. Spero davvero che questo caso vi abbia comunque fatto riflettere. Vi saluto e spero di vedervi al prossimo video. Grazie da Adesso Sebastiano. vai con un'ora che